Oh santo cielo! Oh, vede che là sta bene. Caro Stefano, 210.000 euro la soglia posta in essere, ma facilmente affrontabile. Mi dica tutto. Allora, mi chiamo Stefano Guavoncello, ho 41 anni. Mi faccio indovinare di Roma. Ma pare ovvio, che si sente? Ma un pochetto! N'ha capito. Poi e te già se conoscemo, perché abbiamo fatto il film con Media Sexy insieme, io facevo la parte del frate. N'ha capito. Gagliarda. Andiamo, no. Dimmi, Stefanino. Dimmi un po'. Dimmi andando sbuchi. Allora, praticamente sbuco che vengo da Pescara, perché mo mi sono trasferito. Che sei da fare a Pescara? Sono da là perché c'è la compagna mia. Ambra! Non hai capito. Comunque, e vabbè, Hai pescato bene? Eh? Hai pescato bene? Ho pescato. A Pescara se pesca, si chiama così, no? Andiamo, no. Anzi, dica, dimmi. Anzi, la saluto perché ci sta a mezzo al pubblico. Ciao. Comunque. Comunque, vabbè, sono diplomato alla società di culturismo, sono istruttore. Ammazza e pagnotta. Ah, capito, tieni. Un po' che pigna. Guarda che brecola. E in più, niente. Dani un po'. Insisti. Niente, poi i lobby che ci ho sono il culturismo, il canto. Il canto? Certo, ma parole ovvio. Un minuto ancora e poi... Continua col culturismo. Attenzione Stefano. Caro Stefano. Lei è baciato dalla sorte. Guardi che superbo esemplare. Di femmina rilucente. Buonasera. Buonasera signorina. Buonasera. Eccola qua, anche la signorina fa culturismo, come vede. Sì, beh, non dappertutto, ma insomma, attenzione. Stefano, guardi me che sennò a Pescara si inalberano. Canzoni con la chitarra. Lei ora avvertirà, come dire, un sussulto ormonale, ma cerchi di rimanere... Ma mi signorina... è un flipper. Tra poco di alto tumbo, capito? Forza allargare. Se fa così, va in tilt. Sembra davvero un flipper. No, ma io devo fare così. Usi altre strategie erotiche, ma no questa. Così, guardi, tra poco si mette in moto. Ok. Mamma. Canzoni con la chitarra, musica. E fa la vita meno amara. Mi sono comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, ma sento un cuore cantato. Chi cantò questo pezzo a Sanremo nel 1970? Alberto Sordi o Nino Manfredi? Nino Manfredi. Esatto, perfetto, Nino Manfredi. Bravo. Musica. Se lei questa me la sbaglia, io la violento. No, la sapevo. Questo è l'intro della canzone più famosa di quale gruppo? Eagles o Europe? Eagles. Esatto, gli Eagles. Bravo. Hotel California. Wow. In quale canzone di Venditti ci sono quattro ragazzi con la chitarra? Notte prima degli esami o In questo mondo di ladri? Notte prima degli esami. Netto, perfetto. Bravissimo. Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Possontigne. Ma che mi ha preso? C'è una carbonara, mi ha preso. Ma come possontigne? Posso. A lei fa scarpetta, addirittura col sollevamento. Certo, mano di. Va cortando. Con calma. Certo, piano piano. Bravo, bravo, vada. Questo lei lo raddoppia, quindi potrebbe già farsi sotto, capito? La gara. Sì. Ma gara. Ustia. 50 diventano 100.000. 100.000 euro. No, grazie signorina, è sempre un piacere incontrarla. Ciao. 100.000 euro per Stefano. 100.000 euro raddoppiati grazie alla presenza della bonus. Attenzione Stefano, bisogna comunque, gioco forza, proseguire. A tra poco! Bentornati! Amici telespettatori, da una parte Daniela
con 210.000 euro, dall'altra Stefano con 100.000, di, non so il cognome, come tanti titoli. Pavoncello. Pavoncello, Pavoncello. Neologismi. Aie. Il termine poltronismo si riferisce a chi ozia tutto il giorno o chi, a chi è attaccato alla poltrona? A chi è attaccato alla poltrona. Esatto, Stefano, a chi è attaccato alla poltrona? Un po' per uno, su. Un adulto che si comporta da adolescente è un adolescente o un adultolo? Un adultolo. O un adultolo? Un adultolo? Adultolo era il nano più vecchio. Quello è il mammo. Cucciolo era il più piccolo e poi c'era adultolo. Era l'ottavo nano. No, un adolescente, un adolescente. Attento. Chi soffre di nomofobia ha paura di... Nomofobia, sì, di sì, che sì. Cosa ha paura? Degli uomini brutti o di rimanere senza telefonino? No, degli uomini brutti. Degli uomini brutti? Ho toppato. Hai toppato, ho sì. Ho toppato, sì. Vabbè, dai, se la va. Arrivederci, Stefano. È stato un piacere, in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, Luca. Suoni, suoni. Avanti, bravo. Avanti un altro.